Vediamo, iniziamo con quelli in materia di data protection, come andrebbe più propriamente chiamata, o come a livello giornalistico viene ormai in uso, è diventato in uso anche privacy. Eccolo qua, il nostro caro amico GDPR. Immagino che, ripeto, vi abbiano già fatto una testa tanta, vi faccio vedere giusto i principi cardine, le questioni più importanti. È un regolamento del 2016, quindi anche lui ha i suoi annetti ormai, cioè, insomma, già 7 anni suonati, ed però è stato in vigore fin dal 2016, ma è diventato direttamente operativo 2 anni dopo, perché comunque si è lasciato tempo agli stati membri di capire, no? Di organizzarsi un attimo. E quindi diciamo, la rivoluzione vera è arrivata intorno al maggio del 2018. Ma ve lo ricordate cos'è successo in quel periodo? Che sono arrivate una marea di email che ci aggiornavano sulla privacy policy, anche dei servizi che noi nemmeno ci ricordavamo di aver sottoscritto, magari anni e anni prima, no? Però questi avevano ancora il nostro indirizzo email, il nostro nome, quindi erano a loro ancora titolari di trattamento dei nostri dati, e quindi dal GDPR sono stati obbligati a mandarci un aggiornamento, un'informativa. È sicuramente un testo normativo avanzato e rivoluzionario. Questo non c'è dubbio, c'è stata una rivoluzione non da poco, sia per quello che dicevo prima, il fatto di avere finalmente un unico testo per tutti i paesi dell'Unione Europea, ma soprattutto perché è stato, insomma, ha elevato gli standard di garanzia sulla tutela dei dati personali per i cittadini, quindi ha alzato l'asticella a favore dei cittadini, quindi ha aumentato le tutele, le garanzie dei cittadini per proteggere la loro riservatezza. Ed è addirittura diventato standard per altri paesi fuori dall'Unione Europea, quindi altri paesi che non hanno GDPR perché non sono dell'Unione Europea, esempio la Svizzera, però guardano il GDPR come modello. Ok? E poi, altra questione, il GDPR si è messo in un'ottica, diciamo, internazionale globale, cioè, visto che parliamo di un mercato che è basato su internet sostanzialmente, che è un mezzo di comunicazione che non ha confini, si pone sempre il problema del qual è la legge applicabile a seconda dei casi. Ecco, sul GDPR questa cosa l'ha tagliata abbastanza corta, ha detto ok, comunque anche se tu soggetto che tratti i dati sei anche fuori dall'Unione Europea, quindi non dovresti in teoria rispettare il GDPR, dal punto di vista nostro, di europei, nel momento in cui tratti i dati personali dei miei cittadini, devi comunque garantire degli standard che sono equivalenti a quelli del GDPR. No? Questa è una cosa anche rivoluzionaria, perché tutti i soggetti americani, giapponesi, cinesi, australiani, canadesi che vogliono venire a fare business in Europa, o lo fanno dalla loro terra, diciamo, dai loro server su un'utenza che è europea, devono comunque tenere in considerazione il GDPR. Capite? Il GDPR non ha piallato, passatemi il termine, la normativa che avevamo in Italia precedente, ha solamente abrogato la direttiva precedente, quindi sì, la direttiva del 95, che era appunto la direttiva fino a quel momento in vigore, che quindi è durata per più di 20 anni, è stata completamente cancellata e superata dal GDPR, ma noi avevamo il nostro codice privacy, perché visto che quella precedente era una direttiva, noi avevamo una legge nazionale, che è il decreto legislativo 196 del 2003. Questo non è stato ranzato via, come si dice in termine gergale, ma è rimasto un po' mutilato, cioè nel senso sono state tolte le norme, cioè gli articoli che erano o incompatibili con quelli del GDPR o comunque ridondanti. Perché? Perché quegli aspetti erano già trattati dettagliatamente nel GDPR, quindi non serviva ripeterli nel codice privacy, se non facendo un copia e incolla che era inutile. Allora hanno tenuto tutte quelle norme che però trattano degli aspetti che il GDPR non tratta e che per il legislatore italiano sono comunque fondamentali ai fini della protezione dei dati personali. E quindi nel 2018, appena dopo l'entrata in vigore, diciamo, la definitiva del GDPR, la diretta applicabilità del GDPR, è stato approvato questo decreto legislativo 101 che ha aggiornato il GDPR scusate, ha aggiornato il decreto legislativo del 2003 alle norme del GDPR. Scusa, c'era un intervento? No, no. Ah, scusa, io ho sentito una
Scusami, ho sentito un suono e ho pensato che fosse una tua domanda. Allora, passo così, evito che si sentano. Ecco, qualche concetto chiave. Allora, questo non è un corso sul GDPR, quindi non voglio perdere troppo tempo, però insomma, ad esempio, già l'articolo 1 del GDPR ha le definizioni, no? Le definizioni già ci fanno capire tanto, perché ad esempio, che cos'è dato personale sembra banale, ma qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile è una definizione che porta con sé già una serie di riflessioni. Allora, che la privacy riguardasse persone fisiche, questo era già noto, nel senso è sempre stato così. Cioè, quando noi parliamo di trattamento dati personali, tutela dati personali, ovviamente dati personali si intende persona fisica, cioè esseri umani. Quindi la privacy, come la si chiama comunemente, è sempre riferita a un essere umano, non c'è privacy sull'indirizzo della sede legale di una SPA o di una pubblica amministrazione. C'è privacy sull'indirizzo dell'amministratore delegato della SPA, perché è diverso, perché è un'abitazione privata. E poi dice identificato o identificabile. Quindi identificata è Mario Rossi nato il 1° settembre del 47. Identificabile è un Mario Rossi che però non, di cui non si ha necessariamente, non si conosce necessariamente nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, ma ci sono una serie di informazioni che possono comunque essere riconducibili a lui. Ad esempio il numero di matricola, ad esempio un indirizzo IP, ad esempio un dato biometrico. Quindi io ho l'impronta digitale di questa persona con la quale posso aprire le sue utenze, ma non so chi c'è dietro. Ok, però comunque quello è un dato personale, perché è il dito di una persona, è l'immagine della ricostruzione dell'impronta digitale, digitalizzata, di un essere umano con la quale si può accedere alla banca, no? Ai servizi bancari, ad altre cose. È altrettanto ampia la definizione di trattamento di dati personali. Non la possiamo leggere perché questa è molto lunga, però sostanzialmente sono tutte le attività svolte con i dati personali, fra cui anche la cancellazione del dato personale, che sembra un paradosso, ma invece ha senso. Cioè, cancellare un dato personale è a sua volta un trattamento del dato personale, perché lo sto trattando per cancellarlo. Poi chiarisce i rapporti tra interessato, titolare del trattamento e responsabile del trattamento. Insomma, interessato è la persona fisica che è interessata alla tutela della sua riservatezza. Titolare del trattamento è il soggetto che ha il controllo e decide cosa fare dei dati, e il responsabile del trattamento, una scelta lessicale orrenda del nostro legislatore, nel senso della nostra traduzione italiana è brutta, perché il responsabile sembra quasi più importante, più sopra, no? Come gerarchia del titolare, invece è andata al contrario: il titolare è colui che decide, il responsabile è colui che poi ha delle mansioni, delle funzioni di concreta attività di trattamento. Infatti in inglese si capisce meglio. In inglese vengono chiamati data subject, questo, l'interessato, data controller, il titolare del trattamento, cioè colui che ha il controllo del dato, e data processor o processor, cioè colui che mette poi davvero le mani sul dato. Poi chiarisce le basi giuridiche, cioè quelle sei situazioni. All'articolo 6 ci sono sei situazioni in cui per legge si ritiene che il trattamento del dato sia lecito. Se sono fuori da queste sei, non posso trattare il dato personale. Altra novità del GDPR è la creazione del DPO, della figura del DPO, cioè un professionista esperto e specializzato in materia di data protection che assiste alcuni soggetti, principalmente quelli pubblici o i soggetti privati che rispondono ad alcuni requisiti. Quindi, in quanto pubblica amministrazione, voi un DPO ce l'avete sicuramente. Dalla più piccola alla più grande pubblica amministrazione ha un DPO. Ed è una persona con cui vi potete rapportare tutte le volte che avete, insomma, questioni relative alla gestione dei dati personali. È un soggetto che nella maggior parte dei casi viene pagato con un fisso annuale, per cui, insomma, non
è che se lo disturbate 2 volte o 5 volte lo pagate di più o di meno. Quindi, visto che lo state pagando, come dire, fatelo lavorare, utilizzate i suoi servizi, perché nella maggior parte dei casi sono professionisti anche molto preparati. Purtroppo devo segnalare, vedendo la cosa un po' da dentro, che ho visto dei bandi che sono veramente un po' vergognosi, cioè un po' al ribasso, per cui chiaramente quell'attività lì non può essere svolta per 400 euro all'anno, a meno che questa persona sia un incompetente oppure sia qualcuno che lavora molto male, e quindi bisogna anche stare un po' attenti. So che adesso è in corso un controllo sull'operato dei DPO delle varie pubbliche amministrazioni e vedremo cosa ne verrà fuori. E poi ha rafforzato il GDPR, il concetto di accountability del titolare del trattamento, cioè ha responsabilizzato maggiormente il titolare del trattamento e ha stabilito 2 principi chiave, che sono quelli di privacy by default e privacy by design. Ripeto, abbiamo compresso il GDPR in una slide, cosa che è davvero impossibile fare, però ecco, se avete qualche osservazione da fare su... Ecco, so che vedo che... Due passaggi, sono due domande. All'inizio, quando la sera, quando parlava di dato personale, bisogna identificarlo, ha citato l'indirizzo IP. L'indirizzo IP è un dato personale, perché dietro quel computer c'è una persona. Allora, però volevo capire perché la consapevolezza da parte dei presenti. Di cos'è l'indirizzo IP? Quanti di voi conoscono, sanno cos'è l'indirizzo IP? Non so la definizione precisa, ma quello che identifica è il principio del quale stai andando. Se l'ha diritto l'altro. Il dispositivo. Diciamo che è abbastanza, diciamo, buona. Diciamo così che il sistema di comunicazione che ha la rete in generale prevede che ogni dispositivo che comunica sia identificabile tecnicamente, e questo identificativo di poche parole, poi nella sua logica, nella sua struttura, è chiamato proprio indirizzo IP. Questo significa che quindi lo smartphone ha il suo indirizzo IP, il computer che utilizza ha il suo indirizzo IP, ogni dispositivo che si connette, quindi che in qualche modo lavora in rete, ha un indirizzo IP. Ed è per questo, scusami, che ne approfitto un attimo, perché è interessante l'applicazione che permette anche che è collegato anche alla geolocalizzazione. Se voi pensate, ad esempio, al tema di Google Map o comunque degli strumenti di navigazione, ok? E in realtà, immagino che sia, adesso è sempre più utilizzato il navigatore che abbiamo sul cellulare perché diventa comodo, e ci dà le indicazioni di traffico, e quindi di fatto addirittura colora la macchia rossa, gialla, verde. Quelle informazioni sono informazioni a cui anche noi contribuiamo fondamentalmente, perché permettono di rilevare la velocità con cui ci stiamo muovendo. E di conseguenza vengono raccolte e in conseguenza permettono di avere un servizio. Quindi, da un lato, mi viene giustamente nella gestione poi dell'informazione, io sto condividendo la mia posizione geografica, perché in questo modo di fatto il Google Map poi può essere anche disabilitato, ma di fatto l'importazione di questo. Dall'altro, però, ne diventa un servizio, perché grazie a tutte queste informazioni di geolocalizzazione, io riesco anche ad avere un processo di spostamento di viaggio sicuramente molto, molto efficace. Quindi questa è una prima cosa. La seconda domanda riguardava il tema del DPO, che come giustamente si è citato, tutti voi conoscete il DPO del vostro comune? La franca è una figura interna, un corso da esterno, di Gasio, esterno, e Montecane, esterno. Ah, è la stessa bibita franca. Quindi confermate che è una figura con cui avete avuto modo periodicamente di confrontarvi, oppure una figura che in realtà per il vostro operato è. Allora ci confrontiamo. Perché ogni tanto ci confrontiamo. Poi io ho dei dubbi sulla,
utilità, diciamo, ecco, è pagata bene, non è sottopagato, ma anche c'è la possibilità, nel senso che non è un confronto, direi, mensile, cioè, né giornaliero, né tantomeno mensile. C'è un confronto che c'è ogni tanto quando si verificano, grazie a Dio, pochi problemi. Però sappiamo che c'è, sappiamo che esiste, però non è che sia un'interazione che comunque è limitato al settore, è limitato al settore, che io che sono nel settore, non sia. So che c'è, non lo mai sa. Non hai avuto di fatto per brigarsi? Direi che con il tavolo di lavoro di quello che mi ha detto la collega. Sì. Formazione Ah, all'interno. qualche formazione per questo lavoro? Formazione, quando ci sono formato, se non mi puoi fare. Certo. Allora, noi per quanto riguarda le attività che si facciamo con la polizia, abbiamo tutto il trattamento di dati su rischi elevati, di conseguenza di sorveglianza, di monitoring, quando si pare che vogliono forze contrarie, in parte con noi, questi statisticati l'anno scorso, da quando la banca, ci sono state varie riunioni per attivare la procedura di trattamento di dati. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle questi contatti quotidiani, che non so se ci sono partecipando lui alle riunioni di io e per un po' del lavoro, insomma, per fortuna avevamo un processo da un'intera dalla privacy abbastanza coordinata, quindi abbiamo avuto nessuna attenzione, anche se hanno prelevato dati personali, soprattutto le carte individuali di incendio, di e l'altro collega lo scrivo il 17 no, fortuna non penso parecchio l'ombra il materiale. Sei riuscito a seguire Simone? Molto poco purtroppo, però. Il concetto cioè, sì, ha descritto di fatto l'interazione con i DPO nei tre comuni che sono qui presenti, no? In particolare Villafranca segnalava un problema che ha avuto l'anno scorso, che l'ha portato necessariamente a confrontarsi ripetutamente, no? Anche poi. Servono quello, nel senso è chiaro che cioè, il classico caso in cui devi chiamare il DPO istantaneamente è il cosiddetto data breach, no? Se ti bucano i dati o in qualche modo sfuggono i dati, che poi non è detto che ti bucano un sistema informativo, i dati possono scappare anche se un utente si porta a casa un registro in cui hai i nomi dei, no? Non so. Anche una cosa cartacea in cui hai i nomi dei bambini che hanno diritto ad avere l'insegnante di sostegno e quindi è un dato super super, come veniva chiamato una volta, sensibile, adesso vengono chiamati dati particolari, a tutela particolare, ti sfuggono dei dati, devi avvisare il DPO perché scattano una serie di procedure che sono previste dal GDPR, dalla legge, e lui deve guidare no? Questa fase. Però a volte anche per appunto, gestire delle problematiche, delle richieste degli utenti, ecco. Oppure delle segnalazioni degli, cioè, se il titolare del trattamento, cioè in questo caso il comune, sta trattando male i dati di un cittadino, il cittadino ha l'email del DPO a cui scrivere, in teoria dovrebbe essere esposta nella privacy policy il riferimento al DPO per poter segnalare la questione direttamente a lui. Quindi è effettivamente una figura chiave ed è stato rivoluzionario, cioè obbligare tutti gli enti pubblici ad avere una figura del genere ha aumentato sicuramente la compliance e la consapevolezza in tema di gestione dei dati personali. Va Okay. bene, procedo? Grazie. Ok. Allora, vabbè, qui andiamo veloce. Oltre a una diretta al GDPR che si occupa di dati personali to cure, abbiamo una direttiva. Questo non è regolamento, è direttiva, è coetanea, cioè è stata approvata poco dopo, proprio in quei giorni lì, assieme al GDPR. Ma è una direttiva sui dati personali usati dalle forze di polizia e autorità giudiziarie. Ve la segnalo perché, comunque, come comuni avete comunque in gestione anche la polizia locale. E quindi.
questa parte vi può interessare. C'è anche un regolamento UE, quindi qua torniamo su regolamento e non direttiva, su dati non personali, perché non è detto che noi siamo appunto abituati quando si parla di data protection, no, pensiamo automaticamente al dato personale. Non è detto, ci sono alcuni dati che sono non personali, allora in questo caso l'approccio è diverso, perché là abbiamo da tutelare la riservatezza di una persona. Quando il dato invece non è personale, allora l'Unione Europea ragiona in un'ottica di minimizzazione dei vincoli alla sua circolazione. Quindi vedete, un regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione Europea. Ok? Esempio di dato sicuramente non personale, questo lo faccio sempre, i dati ambientali, meteorologici, rilevazioni, non so, del terreno, delle acque, no, che sono dati che appunto i comuni gestiscono, no, i sondaggi che vengono fatti periodicamente negli acquedotti per vedere se l'acqua che viene erogata è batteriologicamente a posto, non so, tutte queste cose. Sicuramente sono dati non personali, cioè l'unico dato personale che c'è è il nome e cognome del ricercatore che è andato a fare la rilevazione, no? E che compare magari perché ha firmato il documento in cui dice sì, l'acqua ha un livello batterico corretto. Okay? In tutti gli altri casi non si pone il problema, cioè le rilevazioni sulle polveri sottili rilevate nel comune di Reggio Calabria nell'arco degli ultimi 5 anni, tutte queste cose sono dati non personali. Salvo un esempio che faccio sempre per farvi capire come a volte il confine è sottile, dati meteorologici che venivano, questo mi è stato sottoposto proprio da un cliente, quindi un caso che ho trattato direttamente come consulente, erano delle centraline che servivano per raccogliere dati meteo, degli aggeggi che tu puoi comprare e mettere sulla tua finestra, sul tuo balcone. E rilevano tutta una serie di dati in modo automatico. Questi dati, queste centraline erano collegate ad una piattaforma che era di condivisione di dati geografici, quindi una cosa open data e crowdsourced, cioè perché erano dati geografici non rilevati da centraline del servizio meteo o delle pubbliche amministrazioni, ma erano dei cittadini. Aveva un problema che se centralina non veniva settata in modo corretto, lei aveva un geolocalizzatore, aveva un GPS e si geolocalizzava automaticamente e questo dato di geolocalizzazione lo caricava sulla piattaforma. Quello purtroppo diventava dato personale perché era la geolocalizzazione di un'abitazione privata. Quindi tu stavi dicendo dove era casa di Tizio. Poi non sapevi di chi, non c'era nome e cognome perché gli utenti a volte usavano dei nickname, delle cose, quindi non era collegato a un nome e cognome vero e proprio, però comunque ad un'abitazione privata e quindi comunque rientra nella definizione di dato personale. Vedete com'è facile a volte, no, cadere nell'inganno. Ad ogni modo, come abbiamo detto, questo regolamento sui dati non personali mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi, dei dati personali all'interno dell'Unione Europea, stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali. Chiusa la parte sulla data protection, arriviamo